E purtroppo in questa società in cui lui è nato e cresciuto, lui non era stato visto come una persona normale, ma come una bestia e come tale era stato trattato. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, vabbè, in realtà il caso di oggi non sarà un vero e proprio caso true crime, ma è una storia che mi è capitato di parlare al telefono con una mia amica di Ca' Foscari, con la quale abbiamo fatto qualche esame insieme di nome Greta. E che cosa è successo? Che si stava parlando un po' così di film della Disney e poi è venuta fuori il discorso della Bella la Bestia. E le ho raccontato che in realtà la storia della Bella la Bestia non so se è ispirata, però in qualche modo ricorda un fatto di cronaca reale che è successo tanti anni prima, e la storia è molto meno fantastica di quella che viene raccontata dalla Disney. E quindi ho deciso di parlare di questa storia perché secondo me ci apre gli occhi su tante dinamiche anche molto presenti ancora tutt'oggi nella nostra società che spesso vengono prese sotto gamba. Allora, ci sono una serie di discorsi che si potrebbero fare relativi a quanto a volte sottovalutiamo o non prendiamo in considerazione l'importanza di essere visti come virgolette, perché veramente virgolette, perché questa è veramente una costruzione della società, l'essere normali. So che sembra una cosa stupida, però a volte purtroppo per come l'umano ha costruito la società, dividendoci tutti in categorie, finiamo per percepire magari delle determinate fattezze fisiche come strane e inusuali, che di per sé, per tante persone, magari quelle più sensibili o magari quelle che riescono ad andare al di là di queste, categorie che finiscono per dividere l'umano, non ci fanno tanto peso. Però purtroppo, la società non è fatta solo da, questa tipologia di persone e purtroppo è difficile a volte inserirsi in un contesto sociale se non si riesce a essere percepiti dalla maggior parte delle persone come virgolette, e ripeto, metto le virgolette, normali. E questo è proprio il caso che è successo per quanto riguarda la vera storia della Bella la Bestia, di cui vorrei discuterne in questo video. Scusate se questo non è un video true crime, però penso che sia veramente una storia importantissima che parla appunto di beauty privilege, se vogliamo, ma più che beauty privilege, proprio del privilegio di essere delle persone considerate normali dalla società. Ecco, questo è un po' il discorso. Sembra infatti che la vera storia della Bella e la Bestia sia stata ispirata dalla vera storia di Catherine e Petrus Consalvos. Nel 1500, infatti, questa coppia erano trattati come dei veri e propri freak della società, da appunto le elite, come al solito sono sempre le elite che dividono le persone in categorie tra vincenti e perdenti, e chi è degno di essere, diciamo, ammirato dalla società e chi no. E quindi erano trattati in questo modo da appunto queste elite di europei reali. E purtroppo la loro storia non ha avuto il bel lieto fine che si ritrova poi nell'adattamento Disney. E oggi andremo a parlare proprio di questa tragedia, appunto. Se volete altri video come questo, io vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace e scrivermelo qui sotto nei commenti, perché so che questi fatti un po' storici sono un po' distanti magari rispetto al true crime che tratto di solito, però sono piccole curiosità di cui io stesso sono particolarmente interessato. Quindi se volete altri video di questo genere, per favore fatemelo sapere, anzi lasciate anche un mi piace, che così aiutate a indicizzare meglio questi video e così vedrò di realizzarne più spesso. Non sarà un evento una volta a settimana, però magari un video al mese, un po' storico così su qualche piccola curiosità e qualche storia così potrebbe essere interessante. Ne ho già realizzato uno in passato alcuni mesi fa, ma mi piacerebbe continuare a portare questi contenuti. Anche perché comunque in questo momento sto studiando antropologia, anche storia, storia delle religioni, eccetera, quindi sono tutte cose che comunque rientrano in materie di studio e quindi mi piace anche condividerle con tutti voi.
Allora, se qualcuno non ricorda la storia della Bella e la Bestia, sostanzialmente è la storia di questa ragazza che era appassionata di studio e libri, che per salvare il padre finisce per vivere assieme a una bestia nel suo castello, quasi intrappolata, viveva quasi nelle sue prigioni. Tuttavia, poi tra i due si viene a instaurare una relazione, prima d'amicizia e poi d'amore, e anche la bestia si dimostrerà non essere poi quello che lo aspetto esteriore lo faceva sembrare, e appunto questo loro amore spezzerà la maledizione e tutti vivono felici e contenti. Ma la vera storia invece non ha avuto un lieto fine, e questa coppia ha dovuto condividere con questa patologia appunto del marito per tutta la loro vita. Che di per sé la patologia non è neanche nulla di così grave, cioè non è che aveva degli impedimenti a livello fisico, però a livello proprio estetico questa peculiarità del suo aspetto gli ha proprio impedito di vivere una condizione normale. E specie in un periodo come il 1500 capirete che avere un aspetto così diverso rispetto alla norma può creare ben non pochi problemi. Petro Colsavos era definito appunto come una bestia. Era nato nel 1537 nelle isole delle Canarie e aveva questa patologia appunto che lo faceva sembrare particolarmente peloso anche in faccia. In realtà questa è, non so se vi è capitato di vedere nelle immagini, però è una patologia che esiste, non saprei neanche definirla patologia, però è una condizione fisica di cui ci sono determinati soggetti che soffrono e alcuni ne condividono, anzi per alcuni è anche quasi un vanto, tipo entrano nei Guinness dei primati, quindi dipende sempre un po' come viene vissuta e come viene percepita dalle persone attorno e nella società in cui stai vivendo. Ogni volta che noi facciamo riferimento comunque a determinate situazioni, dobbiamo sempre collocarle in un contesto storico e culturale, ovviamente. E purtroppo in questa società in cui lui è nato e cresciuto, lui non era stato visto come una persona normale, ma come una bestia, e come tale era stato trattato. Infatti, le persone che soffrivano di questa patologia, a parte lui, anche altre persone, venivano trattate proprio come delle persone alla stregua dell'umanità, metà bestie e metà umani. E purtroppo anche questo giovane Petrus è stato trattato non come un vero essere umano. E voi pensate che all'età di soli 10 anni era già stato costretto a vivere all'interno di una gabbia. E tra l'altro gli veniva dato da mangiare tipo carne cruda. Spostiamoci adesso nel 1547, quando il giovane Petrus è stato mandato in Francia. È stato mandato come un regalo al re Henry II. Vedete anche qua come lui veniva proprio trattato come un oggetto, come un animale domestico, che anche un animale domestico non dovrebbe mai essere trattato come un oggetto, però capite che non c'era nessuna empatia per questo ragazzo, questo bambino che era costretto a vivere come un animale solamente perché aveva dei peli in faccia. Cioè ci rendiamo conto di che mondo questo ragazzo era costretto ad affrontare ogni giorno. Questo regalo era stato dato appunto per l'incoronazione di questo nuovo re. Appena arrivato in Francia è stato subito messo nelle prigioni e sono stati arrivati un team di medici che hanno analizzato le sue condizioni per capire se fosse pericoloso o se la sua patologia addirittura potesse trasformare, queste sono proprio le parole dei medici, altre persone in animali. Cioè, capite la pazzia. In ogni caso, per fortuna, questi medici hanno tutto concordato sul fatto che non si trattava di una bestia animale, ma di un ragazzo di 10 anni, normalissimo come tanti altri, che aveva solamente questo problema, se vogliamo chiamarlo problema, di questi peli eccessivi sul volto. Il re ha quindi deciso, fortunatamente, di dare un'istruzione a questo ragazzo, dal momento che, visto che era una persona e non un animale, aveva il diritto di poter studiare. Tuttavia, capite che un ragazzo che fino a 10 anni è stato rinchiuso in gabbia e non ha mai avuto un'istruzione, è sempre stato trattato come un animale, potete capire come possa essere difficile per lui riuscire ad apprendere, quindi diciamo che il re non si aspettava grandi cose da questo ragazzo. Fortunatamente, però, anche straordinariamente, questo ragazzo è riuscito a imparare e è riuscito a studiare e ad apprendere moltissimo e ha veramente scioccato la corte, diventando fluente anche nel parlare latino. Forse era anche il fatto che ci avesse questa pressione nel riuscire ad avere successo negli studi che gli ha permesso di
realizzarsi così tanto, perché era come se avesse qualcosa da dimostrare e quindi è riuscito un pochino a entrare nelle amicizie della corte e è riuscito a diventare addirittura una figura piuttosto importante all'interno della corte appunto del re Henry. Oltre all'educazione è diventato anche fluente in altre tre lingue, se non sbaglio, e gli è stato anche concesso di vestirsi come un nobile. Privilegio che era riservato a pochi all'epoca e comunque è riuscito veramente ad entrare nelle grazie del re, il che era considerato un grandissimo onore all'epoca. E comunque la sua condizione in generale era molto migliorata, adesso poteva vivere in una casa e non era più costretto a vivere in gabbia. Tuttavia, benché i medici concordassero sulla diagnosi del fatto che non fosse una bestia, la percezione a livello popolare e degli altri membri della corte, quelli che non lo avevano particolarmente in simpatia, era quello di vederlo sempre e solo come una bestia. Per alcuni, tra l'altro, era visto proprio come uno scherzo della natura, una specie di personaggio di addobbo, diciamo, che poteva incuriosire magari gli altri membri, come anche venivano trattati, per esempio, le persone che hanno il nanismo, e era stato trattato veramente come una specie di animale domestico quasi per la corte, giusto per intrattenere gli ospiti. Il pittore Agostino Caracci lo ha anche ritratto assieme a altri due membri, appunto membri animali domestici della corte, in questo ritratto in cui praticamente lui lo ha disegnato nudo e come unico indumento appunto questa pelliccia, ancora di più a sottolineare il fatto che fosse visto come metà umano e metà appunto animale. Questo ritratto è stato chiamato come Harry Harry, Mad Peter e il minuscolo Adam. Questo Pedro era una delle prime persone, uno dei primi casi che soffrivano di questa patologia chiamata ipertricosi, una condizione che appunto portava una estrema crescita di peli sul volto e anche su altre parti del corpo. E questa è una condizione estremamente rara, sono riportati infatti solamente 50 casi nell'intera storia. E la dermatologa, per esempio, Sarah Kay Taylor ha dichiarato che dal Medioevo praticamente solamente 50 individui sono stati descritti appunto come portatori di questa patologia. E secondo alcune delle più recenti stime, solamente 34 sono stati documentati accuratamente e sono anche stati citati nella letteratura. Tuttavia, la corte francese non sembrava interessarsi della condizione medica di questo Patras e volevano solamente questa individuo alla stregua dell'umano e bestia vestito in abiti nobili per poter far divertire gli altre persone della corte. E benché non ci fosse, diciamo, la strega cattiva all'interno della storia della Disney, nella vera storia di Patros certamente c'era una donna estremamente crudele di nome Caterina de' Medici, la quale, dopo la morte del re Henry, che in realtà era l'unica persona che forse in qualche modo aveva intravisto in questo Patros una persona bisognosa d'aiuto e che doveva essere tutelata, e questa Caterina, una volta che è diventata appunto la regina di Francia, aveva appunto conquistato questa reputazione per prendere queste decisioni e atteggiamenti decisamente discutibili. Quindi praticamente la regina aveva pensato bene che sarebbe stato super divertente, mamma mia, se avesse organizzato un matrimonio con Petros. Tuttavia ha scelto durante questo matrimonio organizzato di non dire alla sua possibile futura moglie della condizione che soffriva questo Petros. Questa donna, di nome Catherine, era in realtà la figlia di uno dei servitori reali e praticamente che la regina non vedeva l'ora di vedere che tipi di bambini sarebbero nati da questa detta sua strana coppia. La regina praticamente sperava di poter creare il suo specie di zoo di questi animaletti domestici di intrattenimento con tutti questi bambini che potevano magari soffrire di questa rara condizione. Mamma mia, che personaggio, veramente. Guarda, non mi esprimo perché è meglio. Ovviamente, una volta che la regina ha dato l'ordine appunto a quest'altra Catherine di sposarsi, non c'era modo per questa donna di rifiutarlo, perché rifiutare questo matrimonio significava
non stare agli ordini, quindi sarebbe stato un grandissimo problema e non poteva in alcun modo rifiutarsi quindi di accettare. E non c'è stato detto quale fosse stata la reazione, non è scritto in nessun registro la reazione appunto della futura sposa alla visione del peloso marito, ma sembra che non era particolarmente entusiasta di questa unione. Anche perché voi immaginatevi in quegli anni quanto poteva essere scioccante magari trovarsi una persona così diversa dagli standard tradizionali con la quale vi dovrete sposare. Già un matrimonio combinato è una di quelle cose, diciamo, che per i giorni nostri è abbastanza strana. Per quanto in alcune società esista, quindi non dobbiamo necessariamente giudicare a priori, perché ovviamente ogni società ha le sue dinamiche e le sue strutture. Però immaginatevi, la situazione non deve essere stata molto facile, perché probabilmente si sarà resa conto che questo matrimonio organizzato era stato magari un dispetto che le era stato fatto appunto per prenderla in giro, chissà. In ogni caso, al di là della prima impressione che ha avuto di questo uomo, proprio come la storia Disney, in realtà, col passare del tempo ha iniziato a, diciamo, prendersi cura di questo Petros e ha iniziato forse ad innamorarsene. Gli anni passarono e i primi due nascituri non soffrivano della stessa condizione del padre. Probabilmente la regina non era particolarmente entusiasta di questa scoperta, però fortunatamente per lei, se vogliamo dire così, ha avuto altri due figli, i quali sono nati con la stessa condizione del padre. Successivamente hanno avuto altri tre figli, per un totale di sette, e due di loro avevano le stesse condizioni, appunto, del padre. Quindi in totale quattro sono nati come il padre e quattro hanno preso più dalla madre, se vogliamo. E tutti i royali, un po' di tutta Europa, erano entusiasti e accoglievano con stupore e curiosità, anche un po' forse per burlarsi di questa famiglia, la coppia e i loro figli, che erano diventati un po' una forma di intrattenimento un po' per tutti i vari reali delle varie nazioni. E praticamente la maggior parte del tempo che ha speso questa famiglia lo ha speso facendo il tour di tutta l'Europa e di tutte le varie corti e salotti. Negli anni 1580 questa famiglia ha avuto una serie di ritratti che sono stati fatti un po' in tutte le varie corti e quasi tutti diciamo, i figli pelosi erano stati vestiti con i vestiti reali, come potete vedere in queste immagini. Piaceva proprio questo discorso del gap tra il loro stato sociale, che era nobili, anche se erano trattati un po' così, e il fatto che fossero bestie, o almeno questo era come erano visti dalla società. La famiglia si è stabilita nella città di Parma, dove il duca Ranuccio Farnese li ha praticamente assunti. E ancora una volta, purtroppo, la famiglia Consalvus era stata trattata come una proprietà e non come dei veri esseri umani. Era proprio come se loro non avessero diritto ad avere una vita come tutte le altre persone, dal momento che erano metà bestie e metà esseri umani. E gli aristocratici continuavano a sfruttare la loro immagine, la loro condizione solamente per i loro divertimenti. Che cosa triste, davvero. E tra l'altro, quattro bambini sono stati spediti in altre nazioni come regalo da parte appunto del duca, proprio come era successo al loro padre. La domanda che magari molti potrebbe sorgere è: ma questa coppia si amava davvero? Perché benché hanno avuto sette bambini e sono rimasti insieme per 40 anni, c'era davvero amore tra questo Petros e la sua moglie? Voi immaginatevi comunque che la loro storia è iniziata con un matrimonio combinato, che i loro bambini glieli sono stati portati via proprio come delle proprietà, come degli oggetti. Quindi immaginatevi in che situazione questa coppia ha dovuto vivere, in che società ha dovuto affrontare e quali difficoltà hanno dovuto conoscere. È davvero difficile dare una risposta sul fatto che ci fosse o meno dell'amore tra queste due persone. In questo dipinto si può vedere Catherine che tocca la spalla di Petros, ma chissà che cosa provava veramente. La cosa che però è veramente scioccante è come questa storia così tragica sia riuscita ad ispirare appunto una storia che poi è riuscita a diventare un film d'animazione come quello della Disney. La vera Bella e la Bestia era praticamente questa coppia di aristocratici, possiamo dire, che hanno vissuto la loro intera esistenza come in trappola, in gabbia, in queste corti per poter soddisfare gli interessi, la curiosità
e creare stupore tra gli altri membri della corte. Erano stati in più volte derisi e trattati purtroppo come degli oggetti o degli animali domestici, perché benché vivessero magari all'interno di queste corti, avevano accesso a vestiti e anche cibarie, diciamo, come tutti gli altri aristocratici, erano trattati comunque come alla stregua di bestie e non potevano in nessun modo uscire da questa loro condizione, perché purtroppo erano nati e cresciuti in una società che non era ancora pronta ad accettare determinate condizioni e diversità. Dopo aver fatto queste tournée, insomma, da una corte all'altra, hanno trascorso gli ultimi anni in una città chiamata Capodimonte. Catherine è morta nel 1623. Per quanto riguarda appunto i registri che hanno registrato appunto quando è passata miglior vita, mentre per quanto riguarda Petros non ci sono informazioni riguardo alla sua morte, probabilmente perché l'essere registrati comunque in comune e aver registrato il decesso era un privilegio e un diritto che probabilmente era riservato solamente alle persone, e dal momento che questo Petros per molti non era visto come una vera persona, a questo uomo non è stato concesso probabilmente questo diritto, e anche nella morte è stato visto come solamente un animale domestico. Anche nella morte, purtroppo, questo uomo è stato visto più come un oggetto che potesse suscitare curiosità invece che un vero essere umano. Ragazzi, questo è tutto per questo caso, o meglio dire storia. Sono davvero curioso di sentire la vostra opinione. Scrivetemela qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio veramente tantissimo per aver scelto di vedere questo video e spero di vedervi al prossimo. Un ciao da Seba, ciao!